Benvenuti, ciao, benvenuti a casa mia e benvenuti nella mia cucina. Siamo puntualissimi, sono le 6, 6 e 6 un minuto, va bene, 6 e un minuto. Come va? Tutto bene? Tutto ok? Ben arrivati. Allora, oggi l'obiettivo di questa diretta è quello di creare insieme l'alberello di ananas che avete visto nella foto. Devo prendere la pera, arrivo subito. Bene, man mano che arrivano le persone, gli ospiti, io vi faccio un riassunto di quello che servirà per creare questo fantastico alberello, che è un ottimo modo per riutilizzare quelli che sarebbero degli scarti, dei rifiuti in cucina, perché quasi sempre utilizziamo l'ananas, quasi sempre si serve l'ananas per Natale perché... aiuta a digerire, abbastanza, insomma, è fresco, aiuta a pulire la bocca a fine pasto, ma chiaramente la parte del ciuffo, che non è edibile, viene buttata via. E allora perché non dare una nuova vita a questa parte qui, trasformandola? E in cosa la possiamo trasformare? Beh, quasi sempre quando si parla di creatività il suggerimento è quello di guardare le cose al rovescio, e anche in questo caso guardate un po'. Se rovesciamo l'ananas, che cosa viene fuori? Viene un bellissimo abete. Dobbiamo solo fare qualche ritocco per trasformare questo ciuffo in un albero con un suo tronco, e visto che è Natale gli metteremo anche la stella di Natale. Benissimo, allora, prima di tutto bisogna saper scegliere l'ananas, perché è vero, dobbiamo scegliere l'ananas che sia maturo, anzi, voi lo chiamate l'ananas al maschile o al femminile? Perché c'è chi dice scegliere l'ananas che sia matura o che sia maturo. Per me è un frutto, quindi lo chiamo al maschile, ma ditemi la vostra. E quindi sì, si vede dal colore, si sente dall'odore, c'è chi dice che, insomma, bisogna essere certi che le foglie interne siano ben attaccate, perché spesso succede che marcio proprio dall'interno, e quindi questo, diciamo, che è abbastanza fresco. Vedete, le foglie sono belle verdi, le punte sono rigide, ce ne sono alcune piegate qui alla base, quindi non è freschissimissimo, però non è neanche datato. E poi il colore, che non è verdissimo, comincia a essere già sul giallo, mi fa pensare che è una giusta maturazione, ma tanto fra poco lo tagliamo e ce ne accorgiamo. Ok, quindi dobbiamo vedere certamente che sia maturo l'ananas e che sia un ottimo ananas da mangiare, ma noi che vogliamo fare l'alberello dobbiamo stare attenti anche al ciuffo, che sia un ciuffo il più grande possibile, e quindi che si allarghi il più possibile in altezza, perché se è molto piccolo e compatto non riusciamo a fare l'alberello. Chiaramente l'alberello sta tutto qua, tutto nel ciuffo. Più grande è il ciuffo e più sarà bello l'alberello, più sarà rigoglioso. Ok, allora, scelto bene l'ananas, la prima cosa da fare quando lo vogliamo preparare è pulire proprio questa parte qui, che vedete ha un po' questa patina bianca, che andiamo un pochino a pulire. Non vogliamo portarla tanto in tavola, anche se potrebbe sembrare l'abete imbiancato, ma preferisco aggiungere successivamente dello zucchero a velo e non portare quella polverina in tavola. Vi faccio anche un elenco di quello che servirà poi per fare questo alberello. Quindi, a parte l'ananas, che vi ho già mostrato come scegliere, ci servirà o una mela, oppure io preferisco una pera grande. Questa è una Kaiser, credo, ed è molto larga, come vedete è molto larga e molto alta,
Ma vanno bene anche le abate, vanno bene, non cambia tanto la varietà della pera, cambia, cioè è importante la dimensione, deve essere molto grande perché deve reggere il peso dell'alberello. Poi useremo dei frutti di bosco, sono perfetti i ribes perché fanno proprio da palline di Natale rosse, ma se volete aggiungere anche dei mirtilli o qui ho dei kumquat, no, non kumquat, sono i alkekenji, sono alkekenji questi. Oppure se trovate l'uva spina o dei chicchi d'uva molto molto piccoli, lì potete sbizzarrirvi. A dire il vero, essendo decorativo, si potrebbero usare invece dei frutti di bosco, si potrebbero usare anche le bacche del tasso, che è questo arbusto che si usa un po' per decorare come cespuglio, no? Nelle strade, nei giardini, e sapete che in questo periodo fanno queste bellissime bacche rosse, peccato però che sono tossiche e non sia mai che mettendole in tavola poi qualche bambino mangi una bacca e stia male, o qualche adulto che è ancora un po' il comportamento di un bambino, e sappiamo che ce ne sono. Quindi allora, se dovete esporlo ad esempio in un negozio, tempo fa l'avevo fatto per una libreria, è rimasto esposto 2 settimane perché dura veramente tantissimo, essendo poi il ciuffo una parte molto abbastanza secca, ecco, anche se secca ulteriormente o se secca la parte della stella non ce ne importa niente. Quindi se dobbiamo esporlo solo come decorazione, allora possiamo mettere anche quel tipo di bacche, ma se lo portiamo in tavola meglio usare i frutti di bosco. Quindi ricapitolando, l'ananas col ciuffo grande, una pera grossa che sarà da base, che farà da... Ciao a tutti quelli che stanno guardando, io ogni tanto guardo anche i vostri commenti, poi guarderò, ogni tanto mi fermerò per guardare se ci sono domande. Dicevo, questa farà da tronco, possiamo usare anche una mela in alternativa, in quel caso sceglierei una mela verde, e i frutti di bosco, e poi useremo tanti stuzzicadenti, che serviranno per mettere i frutti di bosco sulle foglie, e come strumenti un coltello da cucina uno spelucchino e un tagliapasta a stella, che ci può essere d'aiuto per disegnare la stella in cima all'albero, ma non è indispensabile. Se avete una buona manualità potete anche disegnarla a mano, non è indispensabile. E poi se lo vogliamo spolverizzare di zucchero a velo, ovviamente il setaccio e un po' di zucchero a velo. Allora io adesso sposto il telefono e lo metto in modalità verticale, così riuscite a vedere sul tagliere. Oppure aspetta, vediamo se riesco a... No, lo faccio proprio come quando faccio i corsi, giro la camera. Scusate un attimo se vi sballotto. Riesco a girare la camera? Sì, ecco, così. E quindi non vedo i vostri commenti, li vedrò dopo. Abbiate pazienza, ma questo lo faccio per voi, così mi vedete meglio. Si capisce meglio quello che dico. Spero sia illuminato abbastanza bene. Ok, come dicevo, il primo passaggio senza dubbio è quello di pulire il ciuffo da tutta questa peluria che ha nella parte sottostante, perché non vogliamo portarla in tavola. Potete anche lavarlo e asciugarlo. Io con quello che avete visto in foto ho fatto così, l'ho lavato, poi l'ho asciugato e l'ho lasciato, insomma, asciugare bene bene, oppure appunto con un po' di carta scottex asciutta oppure inumidita andiamo proprio a pulire le foglie, perché sarà questa parte qui, la parte esterna delle foglie, che è quella più visibile. Dentro sono belle lucide, ma noi vedremo la parte esterna. Ok, mi sono dimenticata di dirvi che servono anche degli spirini. Uno o due spirini. Ok, ripulisco qua. E adesso vado a tagliare l'ananas, vado a formare la stella. Qui ci sono due metodi, la versione facile e la versione difficile. Vi faccio vedere tutte e due. Ah, innanzitutto vi devo dire che quest'idea non è farina del mio sacco, e ci tengo perché non voglio assolutamente appropriarmi di idee che non sono mie, la correttezza prima di tutto,
Questa è un'idea che ho preso tanti anni fa da un libro che si chiamava Un cigno in tavola, un libro che non esiste più, quindi avrei potuto tranquillamente dire che me la sono inventata io, tanto il libro non lo trovate più, e invece no, non è così, non è così, invento un sacco di cose, mi bastano già quelle che invento. Quindi, cosa stavo dicendo? Che... Sì, da dove ho preso l'idea, che è questo libro qui. A questo punto andiamo a tagliare, dicevo, la versione facile e la versione difficile. La versione che è rappresentata nel libro, che è quella un po' più complicata, complicata perché richiede un taglio dell'ananas un po' speciale, però con questa tecnica, con questa modalità, la stella che andiamo a intagliare è già attaccata all'albero. La modalità semplice, il piano B, come dico sempre io nei corsi, è quello di tagliare una fetta d'ananas, tagliare la stella nella fetta d'ananas e poi aggiungerla successivamente con uno stuzzicadenti. Io vi faccio vedere la versione difficile prima e poi anche quella facile. Quindi nella versione difficile considerate che la stella sarà qua, più o meno a questa altezza, e quindi con due punte attaccate, diciamo, alla base del ciuffo. E quindi andrò a tagliare l'ananas più o meno a metà. In questo caso a metà, perché questa è la dimensione dell'ananas. Lo vado a tagliare qui. Mi lascio un margine di 1 centimetro. Questo non mi serve per il momento. Lo vado a tagliare. Tutto il resto poi ovviamente lo taglieremo a fette e lo disporremo attorno all'albero, perché questa comunque è sempre una modalità per presentare l'ananas a fette con il suo ciuffo che diventa un alberello. A questo punto devo andare a scegliere il lato più bello per avere la stella sulla parte frontale. Quindi mi guardo il ciuffo in tutta la sua, da tutti i lati, e individuo qual è il lato più bello, quello in cui, diciamo, i rami sono un po' più aperti, e direi che è questo. Questo significa che la stella sarà rivolta da questo lato, ok? E quindi qui ricaverò nella parte centrale una striscia, anzi proprio la incido, così sono sicura di non sbagliare, una striscia, ecco, di ananas, che sarà quella in cui poi inciderò la stella. Quindi vado a eliminare tutto il resto, quindi incido un attimo da questo lato giusto per avere un segno, ma poi taglio con il coltello nell'altro senso. Quindi abbiamo detto qua, questa è la striscia che mi serve, ok. E quindi vado a tagliare, sto cercando di fare in modo che sia più visibile, più comodamente visibile per voi. Vado a tagliare queste due mezze fette, diciamo, laterali. Vedete questo e anche l'altro. Poi giro e taglio dall'altra parte. Normalmente avrei tagliato così, ma lo faccio solo per farvi vedere meglio. Ok, questo e questo. E a questo punto ho queste due mezze, queste metà che posso eliminare. Le taglio con il coltello anche queste. Vi ripeto, questa è la versione più complicata, che era quella che dava il libro. Qui bisogna stare attenti a staccare questa fetta esterna senza staccare quella centrale, perché il bello di questa tecnica è che nella parte centrale, in questa fetta centrale, vado a incidere la stella che è già attaccata all'albero, non la devo attaccare successivamente. Però vedete voi qual è
diciamo, il minor sforzo per voi se farla successivamente e attaccarla poi con uno stuzzicadenti o fare questo lavoro qua. Io, per rispetto di chi ha inventato questa creazione, vi faccio vedere proprio la versione originale. Mi fermo un secondo che guardo se ci sono domande. Rita, grazie. Che bello, grazie Rita che hai condiviso. C'è Elisabetta, no, Elisabetta Ottaviani, che però in realtà ha un altro nome. E, ok, non ci sono domande. Ciao Maria Cristina. Perfetto, bene, non ci sono domande. Se ci sono domande, dopo, ciao Angela, ben arrivata. E le guardo poi allora successivamente. Ok, ogni tanto mi fermo e guardo. A questo punto, avendo quella striscia centrale, quello che devo fare è prendere il tagliapasta a stella. Se volete vi indico anche le misure, però è proporzionato all'albero, cioè andate un po' ad occhio, nel senso che io l'ho preso ad esempio da un kit di tagliapasta che ho anche indicato nella mia vetrina su Amazon. Questi sono della Paderno, ce ne sono di varie misure, questa è la seconda misura come grandezza, ma andate proprio a occhio. E qui non riesco a tagliare tutta la stella, per cui l'unica cosa che riesco a fare, per cui mi serve il tagliapasta, è incidere in modo da avere una stella ben fatta, ecco. Non rischiare di andare e di segnarla a mano e magari fare delle punte un po' storte. Quindi incido e poi in realtà il taglio devo farlo con un coltello, con uno spellucchino, che è un coltello appuntito. Cerchiamo di tagliare verticalmente, in questo modo anche dall'altra parte poi rimane dritta la stella, altrimenti ci vengono delle punte un po' belle da questo lato, ma dal lato posteriore poi fanno ridere. Ok, taglio anche qua. E in questa parte qui, in cui ci dovrebbe essere il vuoto tra le punte, vado a tagliare, non ce la faccio a passare dall'altra parte, a meno che non abbia un coltello da cucina, uno stiletto thailandese che ha una punta così sottile che mi permette di arrivare dall'altra parte. Siccome penso che non ce l'abbiate quasi tutti, facciamo così, facciamo solo, tiriamo via solo un pezzettino, quello che si riesce, per creare almeno l'ombra, cioè l'idea che ci sia uno spazio tra queste due punte. Quindi sempre facendo attenzione a staccare solo la polpa tra le due punte e non tutta quanta la stella, perché qui potrebbe scapparvi il coltello e poi tagliare tutta la stella. In quel caso si passa poi direttamente al piano B, che vi faccio vedere fra un attimo. Allora, io questa diretta l'ho organizzata sì perché voglio mostrarvi qualche idea tipo questa, che è molto bella per Natale, ma ho anche un secondo fine. Il mio secondo fine è quello di chiedervi di, se non siete già follower della pagina, se non seguite già la mia pagina Facebook, di mettere un segui e di aiutarmi a far, cioè invitare i vostri amici a seguire la pagina, perché ormai manca poco ad arrivare ai 10.000 follower e mi piacerebbe arrivarci. Quindi questo è il favore in cambio che vi chiedo oggi, niente di più. Avete visto la stella qua, è perfettamente, cioè è bellissima, è perfetta, è già attaccata all'albero, non devo fare altro. Ecco, dall'altra parte, se voglio fare la stessa cosa, ovviamente anche qui devo creare quell'ombra che dicevo, perché vedete, se non la creo non ha proprio l'idea della stella.
Ora quello che faccio è andare a creare il appoggiare l'albero su un tronco, che sarà nel mio caso la pera. Prima vi faccio vedere il piano B, ovvero se mi si stacca la stella o se non voglio fare tutto questo lavoro con col taglio dell'ananas, preferisco avere tutte le fette tonde tagliate per bene invece che avere poi queste mezze fette qui da servire. Allora quello che faccio semplicemente è tagliare una fetta d'ananas, prendere il mio bel tagliapasta e nella parte centrale, dove c'è la parte più coriacea, quindi è la parte che anche qui normalmente scarteremmo, però in questo caso ci fa gioco che sia la parte più dura, perché poi dobbiamo metterci uno spiedino, uno stecchino, e va bene che sia così. Per non deformare il tagliapasta, che deve essere assolutamente in metallo, la plastica qui non taglia l'ananas, sapete che è molto filaccioso, mettiamo un palmo sull'altro e con tutta la nostra forza, voilà, andiamo a schiacciare. Ruotiamo e ci accertiamo che sia tagliato bene anche dall'altro lato. Infatti qui vedete mi sono rimasti dei filamenti attaccati. Non faccio altro che passare con il bordo del coltello la parte non tagliente per staccare quegli ultimi filamenti. In questo modo avrò una stella dai bordi netti e puliti. Questa è un po' la tecnica che si usa quando si taglia la frutta. A questo punto, per metterla poi sull'ananas, facciamo finta che questo sia la parte superiore, insomma, che sia la parte superiore del ciuffo. Posso fare due cose: o metto uno stecchino e poi, senza preoccuparmi del fatto che si veda lo stecchino, vado a infilzare la stella e si vedrà un pochino lo stecchino qua. Oppure ne metto due, ne metto uno da un lato e uno dall'altro, intendo i due lati, poi che saranno le due punte su cui vado a infilzare la stella. E in questo modo però così diciamo gli stecchini rimangono nascosti nelle punte, ok? Vedete, si vede il foro qui, lo spazio in mezzo alla stella, e non si vedono gli stecchini. Questo è il piano B, molto più semplice, vero? Sì, penso anch'io. Bene, ok, a questo punto sposto ancora la camera, perché a questo punto devo mettere in verticale l'alberello ed è meglio che metta il telefono in verticale, se no non lo vedete bene. Nel frattempo, se ci sono domande, fate pure. E scorro per vedere se ci sono domande. No, beh, tutto chiaro. Voilà. Eccomi qua. Allora, giro un attimo la camera, la metto... Vediamo se riesco. Metterla un po' in verticale, ok, così dovreste riuscire a vedere la verticalità, diciamo, dell'alberello. Bene, la pera sarà la base, il tronco del nostro alberello. La creazione originale prevedeva una mela, io penso che sia più bella e poi più alta, si sposi meglio, diciamo, il colore della pera con il tronco. Per farla stare in piedi, ovviamente, perché deve stare in piedi e reggere il peso dell'alberello, faccio un taglio alla base. Quindi taglio una bella fetta e a questo punto la pera non si muove più, non balla. Vado a tagliare anche il picciolo, che non mi serve, anzi facciamo un taglio dritto. Ok, quindi a questo punto ho una base in cui inserirò uno o due spiedini che andranno a reggere l'alberello. Spiedini da 20-25 centimetri. Tipo, questi sono da 30.
sono da 25, almeno un paio. Ne basterebbe forse uno, però c'è il rischio che con uno soltanto penda da un lato l'alberello, quindi vi consiglio di metterne due. Il consiglio poi è quello di fare prima il foro con la parte appuntita dello spiedino e poi inserirlo. Questa pera è abbastanza matura, quindi è ugualmente per l'altro. Se fosse meno matura farei più fatica. Li mettiamo vicini a un centimetro circa di distanza. Sì, sono arrivati fino alla fine. E a questo punto vado a incastrare gli spiedini nella parte centrale qui dell'ananas. Quindi allargo, attenzione che pungono le foglie, allargo tenendo la parte della stella, che è l'altra, sul davanti, e vado a infilzare. Se mi rendo conto che gli spiedini sono troppo lunghi, perché magari a un certo punto non vanno più giù, li accorcio. Li posso accorciare togliendo la pera oppure facendoli spuntare da sotto e spezzo. Ok. Benissimo, abbiamo il tronco e abbiamo l'albero. Siamo già a un ottimo punto direi, perché a questo punto non manca altro che decorare l'alberello con i nostri frutti di bosco. E qui la tecnica anche qui è molto molto semplice. Vi dico una cosa, se non trovate un trucchetto, se non trovate ciuffi che si allargano bene come questo, perché qui vedete ci sono delle belle punte che vanno verso l'esterno, possiamo forzare un pochino questa apertura andando a prendere un pezzettino di buccia, ad esempio prendo un pezzetto di buccia di ananas, che già anche questo sarebbe uno scarto, e vado a sollevare la foglia che voglio che stia sollevata. Facciamo ad esempio questa, che sono tre tutte attaccate, la sollevo e vado a mettere questo spessore alla base, e questo forza l'apertura. Tanto non lo dobbiamo muovere, non lo dobbiamo manipolare. Una volta che è pronto, lo spostiamo, lo mettiamo con me nel punto in cui deve stare e nessuno lo tocca più, cioè non rischia di spostarsi, ecco. Direi che è abbastanza aperto questo. Ripeto la tecnica, taglio un pezzettino, se volete al limite anche come con la forma del cuneo, cioè una forma triangolare, e vado proprio dove c'è l'attaccatura della foglia a mettere questo spessore che fa sì che la foglia rimanga più aperta. Se ci sono foglie rovinate, proprio piegate, brutte, che vediamo che fanno più danno che altro, e qui le tagliamo con le forbici, tipo quella, oppure poi le nasconderemo con mettendoci proprio il frutto su quella punta lì. Dicevo, benissimo, adesso a questo punto andiamo a decorare con la frutta. Abbiamo finito di tagliare, almeno per la parte dell'alberello, e mi preparo un po' di stuzzicadenti. Se ce l'avete, io vi consiglio, non è indispensabile, però invece che qui andremo a usare soltanto le punte degli stuzzicadenti, cioè quindi andremo a spezzare questa punta qui, piccolissima, più piccola possibile. Ma per non rovinarvi le vostre belle unghie, prendete, se ce l'avete, fatevi prestare una bella pinza, tipo questa, e andiamo a spezzare anche tre o quattro spiedini contemporaneamente, stuzzicadenti contemporaneamente. Più sono piccole queste punte e meno si vedono.
Adesso vi faccio vedere perché devono essere piccole e come le usiamo. Praticamente mettiamo la punta dello stuzzicadenti sotto, sulla punta della foglia, la facciamo spuntare un pochino e quel pochino dipende tanto da che frutto vado a mettere sopra. Perché se ad esempio metto un ribes che è piccolino, mi basta veramente una punta piccolissima. Non so se si vede quanto è veramente piccola questa punta. Quindi vado da sotto, vedete, spunta pochissimo, vado a inserire il ribes su questa punta qui. A me piace lasciare la parte del ribes, questa qui, in alto, perché sembra una decorazione, sembra proprio una pallina decorata. E lo stesso con tutti gli altri, le altre punte. Vado sempre a mettere la punta dello stuzzicadenti e poi, ad esempio, il mirtillo è già un po' più grosso, posso far spuntare la punta dello stuzzicadenti un po' più in alto. E qui basta, si va avanti a riempire a piacere. Se trovate l'uva spina è anche molto bella. Queste sono alche kenji, sono quelli che normalmente a Natale si trovano nelle scatoline di plastica, che sono avvolti nella loro pelle, nella loro, oddio, come chiamarla, hanno delle foglie, ecco, hanno delle foglie esterne, solitamente poi si mangiano anche bagnati nel cioccolato, costano una fortuna e si trovano solo a Natale, proprio perché sono frutti un po' esotici, anche se crescono anche qui le piante, le ho viste in tanti giardini. Altre punte. Per chi ha fretta di andare, vi dico che l'alberello è praticamente già finito, lo dobbiamo solo spolverizzare, se vogliamo, di zucchero a velo per dare l'effetto della neve, ma non è indispensabile. Oppure, se vogliamo, possiamo anche brinarlo. Chi ha partecipato ai miei webinar di recente, abbiamo fatto la frutta brinata, perché abbiamo fatto l'abete di frutta fresca. E sappiate che si può brinare sia in parte le foglie, magari soltanto delle punte dell'abete, dell'ananas, sia i frutti di bosco, perché sono comunque frutti che si possono brinare. Ok, ne faccio ancora uno o due e poi anch'io concludo, perché tanto la tecnica è questa, poi la quantità di frutta che ci si mette sopra, di palline, che poi alla fine sono giusto solo decorative, e va molto ad libitum, a piacere. Nel frattempo, magari se ci sono domande, mi fermo un attimo e guardo le vostre domande. E poi do la spolverizzata di zucchero a velo. Vediamo se ci sono domande. Torno. Io ne ho una pianta di... Ah, che bello! La vorrei tanto piantare anch'io, ma non credo che riesca... cioè, che cresca da me. Si nota molta differenza nella colorazione della stella tra i due metodi, visto che nel piano... Ah, ok. Capito quello che vuoi dire. Tu dici che si... Cioè, io forse è un effetto del telefono. No, io non vedo molta differenza nel colore. Sai cosa si vede? Si vede questo cerchio di dentro, che è la parte coriacea, la parte del... Come si dice? Non è il torsolo. Insomma, la parte dura dell'ananas, la parte centrale. E in questa qui si vede tonda, perché effettivamente l'abbiamo tagliato nella fetta tonda. In questa invece c'è più una striscia verticale.
Ok. Quanto tempo prima si può preparare la composizione? Lo dicevo prima, che si può preparare tranquillamente, ma guarda, anche una settimana prima. Prima dicevo, spiegavo che l'avevo fatto in un corso, in una libreria, anni fa, e poi la proprietaria della libreria l'ha lasciato esposto in vetrina per 2 settimane. Cioè io sono passata davanti al negozio, alla vetrina della libreria, 2 settimane dopo ed era ancora lì. Chiaramente la stella un pochino appassisce, quella poi eventualmente si può anche sostituire volendo, però era lì bello, bello con la sua forma, perché comunque non è, cioè l'albero in sé, il ciuffo in sé non è delicato. Poi in quel caso dicevo, avevo messo, essendo decorativo, avevo messo anche dei frutti, vabbè, vanno benissimo i frutti di bosco, ma si possono usare anche le bacche del tasso, che sono rosse, sono quelle che in questo periodo, tra l'altro, sono anche, si trovano facilmente, sono come si dice, mi sfugge adesso il termine, arbusti, che si usano per fare i cespugli, insomma, no, non i cespugli, che si usano per fare le recinzioni, insomma, si vedono abbastanza comunemente e hanno queste bacche rosse, e si possono usare anche quelle come palline, a patto che, come spiegavo prima, lo usiamo come decorazione in un posto che non sia la tavola, perché se lo portiamo a tavola c'è sempre il rischio che qualcuno, un bambino o un adulto, poi mangi la bacca pensando che sia un frutto edibile, ed è meglio di no, perché quelle bacche lì sono tossiche. Allora finisco facendo la spolverizzando con lo zucchero a velo, quindi la nevicata. Faccio un po' di spazio qua, giusto per farvi vedere anche l'effetto con la neve. Sì, però devo farvi vedere l'alberello, non me. Voilà. Sì, c'è, benissimo. Ok. E qui, diciamo che lo zucchero a velo aiuta anche a mantenere lucida la stella, che rimane lucida per un po' più di tempo. Non mi preoccupo di ricoprire bene tutte le parti, perché è normale che la neve cada solo sulle punte. È anche un effetto più naturale. E basta. Questo è. Quando poi lo mettiamo nel nostro vassoio, l'idea è quella di usare questo come decorazione poi del vassoio, in cui andiamo poi a distribuire davanti le fette d'ananas tagliate. Quindi le fette d'ananas, sia che l'abbiamo tagliato con un metodo, sia che l'abbiamo tagliato nell'altro, poi le mettiamo a nostro piacere, a semicerchio sul davanti, e abbiamo un bellissimo ananas con il suo ciuffo, che però è diventato un alberello. E anche in un periodo come questo, che si parla tanto di lotta allo spreco, di riciclare anche insomma, il cibo, sicuramente questo è nel trend, diciamo così, anche se questo non è proprio un cibo che viene riutilizzato, non è una parte come una buccia, non so, le bucce di patata che sono spesso buttate via e potrebbero essere mangiate, in questo caso le foglie d'ananas non si mangerebbero, però è un modo per riutilizzare quello che sarebbe uno scarto, ed è sempre bello, diamo nuova vita alle cose. Allora, se ci sono domande, io adesso guardo. Che peccato che non ci possa essere interazione diretta nella diretta. Sarebbe bello sentire le vostre voci.
Se ti ricordi dove abito, li vieni a prendere. Perché Kenji è più bella quella del piano B, forse. Sì, sì, è più precisa. È anche più facile da fare. No, non sto più a Modena, sono a Milano. Angela, come si mettono i frutti? I frutti di bosco? Ah, forse ti sei collegata in un secondo momento. Adesso te lo faccio rivedere. Grazie, Emma. Pungitopo, sì, pure il pungitopo. Brava, ma non era quella che pensavo io, è il tasso. Credo che sia. Credo che sia il tasso. Comunque. Ciao Stella, I'm fine, thank you. Monica, ciao. Grazie di aver condiviso, Monica. Figurati Maria Cristina, grazie, 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 grazie. Bellissimo, bene, mi fa molto piacere. Ho perso un pezzo, c'è una registrazione. Monica, sai che non lo so, è la prima volta che faccio una diretta Facebook. Lo chiedo a voi, di solito rimangono sulla pagina, vero, le dirette? Penso di sì, perché quella che ho fatto l'altra volta, prima e dopo il WebLab, mi sembra che siano rimaste, quindi credo che rimarrà sulla pagina. Adesso faccio rivedere come si mettono i frutti di bosco, ma voglio ripetere la mia richiesta ancora una volta. A chi vi chiedo un aiuto per far arrivare la pagina a 10.000, puoi lasciare registrato quando stoppi, ok. Generalmente rimangono benissimo, allora rimarrà. Vi chiedo un aiuto a farmi arrivare a 10.000 follower sulla pagina. Adesso sono 9.000 e qualcosa, avevo guardato prima, e quindi se non avete già messo il segui, mettetelo e condividete, chiedete ai vostri amici, invitate i vostri amici a mettere mi piace alla pagina, perché vabbè, perché 10.000 è un bel numero, ecco. Adesso ripeto come si mettono i frutti di bosco. Frutti di bosco o altri frutti che sceglierete voi. Era Angela, mi pare che me l'aveva chiesto. Guarda, ho preso semplicemente degli stuzzicadenti, di cui sono andata a spezzare la punta. Sarà neanche un centimetro. La puoi spezzare con le unghie, oppure prendi una pinza, se ne vuoi spezzare 4-5 insieme, e fai così. Praticamente ti rimane questo chiodino piccolissimo che vai a mettere da sotto sulla foglia. Adesso mi rigiro verso il basso. Scusate. Ecco. Ok. E vai a mettere da sotto. Io li sto mettendo tutti sulla punta, ma si possono mettere anche nella parte interna delle foglie. Fai sporgere per almeno metà, quindi... Diciamo che l'ideale sarebbe che non si veda la parte sottostante dello spirino, dello stuzzicadenti. E poi sopra metti una bacca che sia di ribes, lo puoi fare anche tutto rosso soltanto con il ribes, oppure se lo vuoi fare di più colori, qui ho messo mirtilli, ribes, anche kenji, e qui avevo dell'uva piccolissima, bianca, ma se trovi uva spina in questo periodo si possono trovare cose strane nei supermercati, perché è Natale e spesso ci sono anche frutti un po' esotici. E la stella sul davanti. Ripeto, se non stanno aperte bene le foglie per creare i rami belli larghi, andiamo a mettere uno spessore proprio alla base della foglia. La pera sotto, due spiedini e boh, e questo è. Lo potete preparare tranquillamente con tanto anticipo, anche 2-3 giorni di anticipo, magari coprite con la pellicola la stella e lo tenete o in balcone o in terrazzo per non occupare spazio in frigo, ma altrimenti lo potete anche lasciare in frigo. A temperatura ambiente dentro tende a seccarsi, l'unica cosa è quella. Se avete uno spazio fuori va benissimo fuori. All'ultimo momento magari la nevicata, che è meglio che sia fresca, così la neve fresca è più bella, perché sennò si pasticcia un po' se la andiamo a coprire con il sacchetto, poi togliamo il sacchetto, metti, togli, un pochino si pasticcia la neve. Va bene, questa era la diretta, è stata anche veloce. Se ci sono altre domande... Io poi magari l'ho posto anche sul blog del mio sito, che è ritalucisano.it,
Francesco, si potrebbe utilizzare l'esterno dell'ananas per rivestire la base? Che bella idea! Per ricreare la base in modo da ricreare la corteccia dell'albero. O si copre in altro modo. Allora, ho capito quello che vuoi dire. Tu dici tagliare tutta la parte esterna, a quel punto bisognerebbe in qualche modo arrotolarla. Perché aggiungerla adesso sarebbe un tronco troppo grande. Bisognerebbe tagliarla e poi fissarla o con un elastico o con degli stuzzicadenti attorno a qualcos'altro, che potrebbe essere poi anche il torsolo centrale, tranquillamente. Mettiamo che vogliamo, questa improvvisazione. Grazie Francesco perché mi dai modo di pensare ad alternative e un'altra volta la farò così. Facciamo che ad esempio tagliamo tutto l'ananas, tagliamo solo il ciuffo e poi usando uno di quegli appositi attrezzi per tirar via il torsolo, la parte centrale, tagliamo, non so se ce l'ho, no, non ce l'ho qua, ce l'ho in una scatola fuori, ci sono quegli attrezzi apposta che ruotando si taglia in un unico gesto, si tira via la parte centrale e la buccia, vi rimane praticamente un cilindro con l'ananas che poi viene tagliato a fette. Ecco, in quel caso se si utilizza quello strumento lì, la parte del torsolo può essere poi avvolta con la parte della buccia e quindi andiamo a riciclare al 100% e potrebbe fare tranquillamente da tronco. È un'ottima idea. La proverò, Francesco. E poi vediamo... Sempre che Francesco sia veramente il tuo nome, perché ogni tanto qualcuno mette il nome del marito o di qualcun altro e quindi non... Grazie Anna, sono molto contenta che ti piacciono. Grazie Nico, molto gentile. Bacio a Nico. Puoi inviare altre persone. Rita, volevi dire forse invitare altre persone? Maria Cristina, benissimo. Nel frattempo, vediamo se ci sono. Grazie mille per la configurati, è un piacere. Maddalena, anche tu qui. Non la conosco. Sì, sì. Ah, ok. Sì, sì, nel senso che sei Francesco. Va bene. Ma non so, ci conosciamo Francesco? Non ci siamo mai incontrati. Saverio, sì, ci conosciamo. Saverio, siamo stati compagni di scuola. Ciao Saverio. Che bello ritrovarmi. Ok, io starei a parlare con voi tutta la sera, mi prenderei un aperitivo, ma se non avete domande direi che ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo appuntamento che può essere un webinar online, un'altra diretta, un post o quello che sarà. Io sono a vostra disposizione se avete domande, anche successivamente scrivete poi sotto al video di Facebook oppure i miei contatti li avete, mi trovate dappertutto. Ci vediamo domenica, sì Monica, con la boule de neige, questo dessert per Natale. Grazie a tutti, un abbraccio e alla prossima idea. Ciao!